Sapete qual è la differenza tra exercise e training? Ora ve la spiego. Fino a qualche anno fa neanche io conoscevo la differenza tra questi due termini. Poi ho avuto la fortuna di viaggiare, andare in California e conoscere, allenarmi e formarmi insieme ad uno dei più grandi coach del mondo e uno dei più grandi esperti di biomeccanica, David Weck, l'inventore del Bosu. Lui mi ha spiegato che esiste per gli americani, esistono questi due termini che hanno significati profondamente differenti. Exercise è semplicemente fare esercizio fisico, fare dei push-up, dei piegamenti sulle braccia, quindi degli squat, eccetera, eccetera. Training ha un significato che va oltre questo, perché dentro c'è l'exercise, ma in più ciò che stai facendo in quel momento deve avere un impatto profondo sul sistema nervoso, affinché possa cambiare e trasformare il tuo movimento e aggiungergli qualcosa di positivo. Questa grande differenza mi ha aperto un mondo, perché ho capito che per avere questo risultato non è necessario rispettare i tempi di recupero e gli altri parametri che si utilizzano solitamente durante l'exercise, ma si può recuperare, per esempio, anche parecchi minuti di più. Il sistema nervoso deve ritornare ad uno stato di quiete, dopodiché possiamo ripartire e inserire nuovamente lo stimolo profondo e potente che abbiamo somministrato precedentemente. Ok? Per cui da oggi sapete che c'è exercise e c'è training. Quale farete?